Ragazzi, ciao a tutti! Chi abbiamo qui, lo vedete, la nostra Fiamma. Ciao Fiamma! Ciao a tutti! Come stai? Tutto bene, tutto bene. Perfetto, c'è appena stata la prova generale, Fiamma è stata bravissima. E che ne pensi del palco, di tutto? Il palco di per sé è grande, poi vedere tutte quelle persone oggi è stato veramente... non lo so, mi ha dato molta adrenalina, sì, davvero. Poi comunque dietro, lo schermo dietro è fantastico. Poi so che si vedrà anche un mini video prima, quindi veramente, veramente molto bello. Ma sentite com'è spigliata, com'è peperina e l'accento. È una fiorentina, ragazzi, è una fiorentina come me, va bene? E siamo orgogliosi. Vai! Forza Firenze! Forza Firenze! Allora, tu... ci presenti questa canzone che è Cara Mamma e ovviamente cioè, si capisce dedicata alla tua mamma. Dai, parla della tua mamma, di quanto ti sostiene, di qua, è lì che fa... No, come dire, non voglio, ma in realtà secondo me i genitori sono importantissimi in un cammino come il tuo. Sì, perché di sicuro senza di loro non sarei qui dove sono adesso. E loro mi hanno sempre sostenuto, diciamo, ovviamente mi hanno sempre detto però prima ricordati che c'è lo studio, perché è molto importante lo studio, devi studiare, quindi io sì, va bene. Li voglio veramente veramente molto bene, come tra l'altro tutti i bambini e i loro genitori, e li adoro, sono... Ed è una cosa bellissima. Senti, tu hai già fatto lo Zecchino d'Oro? Sì. Differenza fra qui e lo Zecchino d'Oro, dai, che ambiente... Diciamo che comunque sono due cose diverse, perché a parte la lingua, perché tutti sono italiani, allo Zecchino siamo veramente veramente tutti molto amici, produttore artistico, tecnici, tutti, anche ovviamente i bambini e gli autori, ci sentiamo anche ora. Qui diciamo che le persone vengono da tutto il mondo e sì, siamo veramente veramente molto molto amici, però comunque è un pochino più complicato anche magari capirsi, di sicuro non credo potremmo ritrovarci o cose del genere. Poi ovviamente questo è un ambiente molto 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 più grande, sì, quindi un pochino più, però sono due esperienze veramente veramente molto fantastiche. Esperienze che fanno crescere. E la sorella dov'è? Mia sorella è a casa, mi guarderà domani, sì. La salutiamo? Ciao Emilia! Ciao Emilia, anche lei, sapete, ha fatto lo Zecchino d'Oro prima di Fiamma. E senti, tu come pensi di continuare su questa strada? Ti piace, sei felice oppure pensi anche ad altre cose? Di sicuro mi piacerebbe molto avere un futuro artistico che comprenda la musica principalmente. Però mi piacerebbe veramente molto molto recitare, sì, e quindi se riuscissi appunto ad avere un futuro artistico mi piacerebbe fare l'attrice, però anche la cantante, sarebbe perfetto fondere queste due cose, tipo nei musical o qualcosa del genere, sì. Sei fantastica, io ti adoro, veramente. Senti, ok, adesso che sei stanchissima devi andare a riposarti, facciamo soltanto un bel saluto agli amici di Ogae Italy. Ciao a tutti! Ciao ragazzi e... Forza Italia! Yeah.